Le convivenze nella nostra società sono sempre più frequenti. Quali diritti ha il compagno superstite sul patrimonio del compagno defunto? Lo scopriremo dopo la sigla. Dobbiamo distinguere l'ipotesi dell'unione civile da quella della convivenza di fatto. Prima della legge Cirinnà, solo l'unione fondata sul matrimonio aveva riconoscimento e tutela legislativa. La legge Cirinnà ha dato una regolamentazione a forme di unione non fondate sul matrimonio. I conviventi, anche dello stesso sesso, possono stipulare l'unione civile mediante una dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato civile che attesta la costituzione dell'unione nel registro dello Stato civile. Nella ipotesi di unione civile, al decesso del partner, il compagno superstite ha gli stessi diritti che spettano al coniuge superstite nel matrimonio. Egli è erede legittimario, al pari del coniuge, al pari dei figli e degli ascendenti, ha cioè diritto ad una quota di patrimonio del defunto, ha diritto alla legittima. Se ad esempio il defunto, lascia solo il compagno, a quest'ultimo spetta la metà del patrimonio. Se lascia oltre al compagno un figlio, al compagno superstite spetta un terzo del patrimonio, o se vi sono più figli, al compagno superstite spetterà un quarto del patrimonio del defunto. Il compagno superstite ha diritto poi di contestare donazioni o disposizioni testamentarie che abbiano leso il suo diritto alla legittima. Oltre alla legittima, al compagno superstite spetta il diritto di abitazione nella casa familiare e di uso dei mobili della casa, anche se di proprietà esclusiva del defunto, al pari del coniuge superstite nel matrimonio. Diversa è invece la condizione del compagno superstite nella convivenza di fatto, che è quella situazione in cui due persone, anche dello stesso sesso, legate da un vincolo affettivo stabile, vanno semplicemente a vivere insieme senza formalizzare il loro legame. Nella convivenza di fatto, il compagno superstite non ha diritto alla successione del convivente defunto. Può solo essere nominato erede per testamento per l'intero patrimonio se il defunto non ha eredi legittimari, cioè se non ha coniugi, figli o ascendenti, oppure per la quota di patrimonio disponibile, cioè per la quota di patrimonio residua dopo aver detratto la legittima spettante ai legittimari. Il compagno superstite nella convivenza di fatto non ha il diritto di abitazione così come riconosciuto nella unione civile e nel matrimonio, ma ha solo il diritto di vivere nella casa familiare di proprietà del compagno defunto per un periodo limitato che va da 2 a 5 anni a seconda della durata della convivenza, oppure per un periodo non inferiore a 3 anni se il compagno superstite convive con dei figli disabili. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!